Salve a tutti quanti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Phoenix e oggi siamo qui con un video diciamo un po' particolare, nel senso che come si fa, no, a seguire un canale dove diciamo non si conosce neanche esattamente la persona che lo rappresenta, no? Quindi diciamo in questo video vi spiegherò chi sono, cosa faccio, cosa ho fatto e perché io insieme a un uomo abbiamo voluto diciamo, aprire intraprendere, aprire il canale e intraprendere un'avventura su YouTube. Allora, mi presento, io mi chiamo Emanuele, il mio cognome non lo dico perché è ovunque, basta cercare e mi trovate sicuramente, se vi interessa poi. Mi chiamo Emanuele, ho 21 anni, ne faccio 22 a fine anno, quindi sembro più piccolo, ma in realtà sono abbastanza grandicello. Mi piace molto la roba tecnologica, mi piace pacioccarle. Come percorso di studio, ho scelto quello di informatica perché a me piace ancora adesso l'informatica, mi piacciono molto i videogiochi, infatti volevo intraprendere una carriera da, diciamo, creatore di videogiochi, soltanto che, sfortunatamente, anche il buon uomo ve lo può dire, quando eravamo al punto di dover scegliere il percorso per iniziare a studiare appunto i programmi per fare i videogiochi, bla bla, quel percorso di studi magicamente ha chiuso all'ultimo e noi ci siamo guardati in faccia e detto cosa facciamo? Ho detto buona, andiamo a fare informatica, infatti sono diplomato, sarebbe un po' brutto se fossi ancora alle superiori, cioè 22 anni ancora alle superiori, voglio dire, sarebbe molto grave, no? Finito il mio percorso di studio, ho deciso di mettermi alla prova, di non proseguire gli studi all'università perché sinceramente io non ho più voglia di studiare. Quindi ho deciso di mettermi in gioco, ho fatto uno stage, ho fatto un tirocinio al supermercato, adesso sto lavorando, devo iniziare ancora, forse quando uscirà questo video avrò già iniziato a lavorare con il buon uomo che è lì, che è lì. Infatti lo chiamo sempre collega. Arriverò, buongiorno collega. Basserò la testa, poi gli do la mano e con l'altra mano gli do uno schiaffo in faccia. Quello che così rischio di farmi buttare fuori. Nel mentre ero lì che pensavo ancora al mio futuro, il buon uomo un bel giorno mi disse: ma perché non facciamo anche noi una versione di Spacobot? Dai, proviamo. Ho detto, vabbè, ma io non so programmare questa cosa, falla tu, io ti do una mano. E fa, va bene. Così nacque la versione di Spacobot, quella cinese, nostra. Per carità, di funzionare funziona. Poi, giustamente, uno vuole anche evolversi e allora ha deciso di creare Lootbot. Come è nata questa fissa di YouTube? Quando noi volevamo iscriverci su YouTube, cioè intraprendere almeno io quando ho voluto, perché lui forse era già proprietario di un canale, se non ricordo male, giusto? Sì. YouTube andava. YouTube. Se tu facevi lo YouTuber non ti conosceva nessuno, cioè YouTuber, che cacchio è lo YouTuber? Si mangia, si beve, si fuma. Non aveva voglia, giustamente. Poi non avevo voglia io, finita la scuola, sono andato in faccia e ho detto, boh, apriamo sto canale, sì o no? E fa, va bene, dai, abbiamo aperto il canale, abbiamo provato a fare YouTube, stiamo ancora provando tuttora. YouTube mi piace, ultimamente non mi sta dando grandi soddisfazioni anche per le cappellate che sta combinando, penso che questa idea sia abbastanza condivisa dal buon uomo. Torniamo al bot adesso, perché in questo video vi voglio proporre qualcosa, vi voglio proporre delle mie idee, ovviamente le mie idee hanno un certo peso perché anche se non sono chissà chi, però sono un fulcrante, come dissi in un video vecchio, un fulcrante del bot. Quindi la mia idea non è che viene presa in considerazione sempre, quindi va fatta, quindi poi viene fatta creata, ma viene presa in considerazione, poi rivista, non rivista, e tanti saluti. Allora, io avevo un'idea principale per il bot, no? Quindi questa idea consiste nel separare il giocatore dal drago. Il giocatore ha le proprie armi, il proprio scudo, tutto quello che ha. Il drago ha tutto il suo set, quindi è come se fosse un giocatore a parte.
Ovviamente verrà rivisto perché il drago così verrebbe ucciso in due colpi. Probabilmente ci sarà tipo una cosa al contrario, no? Il giocatore ha un botto di vita quando tipo quando livello 300 a 30.000, no? Probabilmente il drago sarà al contrario, avrà meno vita ma molti più punti di difesa e di attacco. Però non attaccheranno mai proprio insieme, nel senso che il drago. Immaginatela così. Allora, questo è il boss, no? Qui c'è il boss e qua ci sono il drago e il giocatore, no? Quando voi fate la battaglia potete fare così. Mandate il drago combatte, poi muore. Muore. A posto del drago ci va il giocatore. Quindi il giocatore combatte e vince perché magari ha tolto tanta vita al boss e lo ammazza. E questo potrebbe essere un caso. Poi potrebbe anche succedere che, diciamo così, boss, drago giocatore, il giocatore va per primo, decide di andare lui per primo, poi magari arriva che rimane uno di vita, dice, boh, se io muoio qua finisce il gioco, nel senso perdo contro il boss, allora lo fa. Lui dice, manda il drago va al posto suo, il drago combatte. Cosa succede se muore prima il giocatore del drago? Il giocatore, se muore prima del drago, ovviamente perde la battaglia. Non ha senso, il drago non è che tu morto mangia l'avversario e vince, però tu sei morto, non ha molto senso. Quindi diciamo, l'idea di base è questa, va soltanto un po' sviluppata e gestita meglio. Vi ho esposto, diciamo, questa idea principale, perché l'abbiamo presa molto in considerazione perché in effetti si. Secondo me al 90% va fatta perché così si rischia di non prendersi cura abbastanza di ciò che hai a disposizione, no? Come se tipo tu hai una Ferrari, no? La lasci in garage e non la usi perché c'hai la tipella. Cioè, se vuoi fare la tipella devi avere lei e la macchina. E la macchina devi pulirla, tenerla in ordine. Easy. Questa era una cosa detta così al volo, eh. Quindi, se questa idea vi piace, se vi è piaciuto il video, se volete avere una versione che non c'entra nulla col bot, del cosa ha fatto nella vita, cosa gli piace, cosa non gli piace, versione Phoenix, spolliciata più non posso. Se vi interessa questa idea che vi ho proposto del bot, che a mio avviso è molto interessante. Si potrebbero fare anche molte più cose riagganciandosi a questa cosa. Quindi prendetene in considerazione, se vi piace, anche spolliciate il doppio, anche se non si può, spolliciate il doppio, o scritto nei commenti, mi piace questa idea. E se volete anche proporre qualche idea a voi, scrivetela nei commenti, noi leggiamo e poi magari in una live annunceremo cosa abbiamo preso in considerazione, no? E cosa no. Quindi avete l'opportunità di finire magari anche. Di essere citati, di essere ringraziati a dovere, magari se pagate. Quindi mi raccomando, ragazzi, supportateci, continuate così, stiamo crescendo. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!